Senatore, come commenta le modifiche al provvedimento sul lavoro? Molto deludenti, perché ovviamente stiamo parlando ancora di un provvedimento che non darà lavoro alla gente. È un provvedimento invece viziato dal clima elettorale, quindi quello di fare annunci lasciando credere che per decreto si possano creare posti di lavoro. Nella realtà dei fatti, come noi sosteniamo, bisogna prima rimettere in moto l'economia e incentivare ovviamente con questo le imprese e le aziende ad assumere le persone. È inimmaginabile che possano esserci nuove assunzioni dando multe o addirittura rendendo gravoso per le aziende la trasformazione del lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. È la strada sbagliata, è una strada ovviamente viziata dal clima elettorale di cui Renzi si sta facendo grande speculatore.